Adesso devo lavare il make up e devo vestirmi e poi let's go. Ecco qua i miei Non capelli riprendere. super puliti. Comunque ragazzi, piccola premessa. In macchina se vloggerò si parlerà di montagna. Non perché siamo pazzi, ma perché i nostri cuginetti piccoli non sanno che andiamo a Gardaland. Qui preparazione in corso. E niente, ora mi preparo e Let's go. Andiamo in garage. Io sono illuminato. Ok, meglio stare così. Scherzo, mi abbaglio. Beh, il mio outfit di oggi è questo. Questa maglietta così da Barn, baby Barn, boom baby. E il pantaloncino corto, che di solito uso ad allenamento. Solo che ha voglia di stare un po' più leggero, un po' più sportivo. Perciò ho messo questa maglia che, come vedete, è boom tagliata. E appunto il mio pantaloncino di allenamento. E sono pronto così. Qua dentro la mia Canon, amore, vita, cuore, ossigeno. Per scattare qualche foto e niente, andiamo. Buongiorno ragazzi, Ciao! non sono mai arrivato alla destinazione. Finalmente, ragazzi, guardate che figo là. Tutta quanta. Perciò avviamoci. Eccoci qua. Ah, ciao Tiago. No, comunque ragazzi, ho detto ciao Tiago perché quella lì diciamo la sua intro quando apre i video. Perciò. Dovevo andare al lago. No, ma hai capito che era che Gardaland, c'ho un raggio di sole in faccia, fantastico. Bene, io e Elisa siamo rimasti indietro perché abbiamo fatto delle foto tattiche là e ci siamo persi tutti. No, scherzo, non ci siamo persi, forse sì. Lì c'è prezzemolo d'oro. Ragazzi, c'è troppa gente secondo me. Prima che entriamo, adesso a parte che sono tipo le 10:45, più o meno, penso. Tra che facciamo i biglietti e quant'altro, non ho idea perché ora entriamo, perciò. Ciao. Grazie, buona giornata. Grazie, grazie. Let's go, prima giostra, casa di prezzemolo. Molto paurosa mi dicono, però vabbè, si incomincia così. L'ultimo è una paga.
C'è una caga. Un sedo un cazzo. Che fai, vomito? Ecco. Lo metto di nuovo. Oh, riprendi. Ok, no. Ok, ci siamo. Stiamo facendo la nave dei pirati. E boh. Questa adesso la devo mettere via. Mia amore. La metterò dentro lo zainetto. E niente, andiamo nella barca. It's ok, usciti anche da là dentro. Ho fatto qualche fotuzza perché logicamente col telefono non si vedeva niente, perché come sapete, penso un po' tutti, là dentro è un po' tutto buio, perciò non si vede niente. Quindi adesso vediamo un po' dove andare e boom. Ciao. 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 Siamo appena scesi qua dai tronchi e ci siamo bagnati un po'. Solo che ci stiamo già asciugando molto velocemente perché fa molto caldo, sono più o meno le 3:30. E adesso forse volevamo andare a fare l'Atlantide in teoria. Oppure i gommoni, quelli rotondi girano tutti. Vediamo. E dopo volevo andare là a fare le montagne russe, quelle lì verdi però. Perché il Sequoia è chiuso, dato che tempo fa era successo un casino, mi sembra. E boom. Madre raga, abbiamo fatto finalmente sì, questa qui, quella lì verde, troppo troppo figa, a due giri mortali. Per carità, abbiamo fatto una coda di 2 ore se va bene, però ne valsa la pena, è veramente strafiga. Ci vediamo dopo. Ragazzi, un'esperienza unica. Siamo andati al cinema 4D ed è stato stupendo. Volavano le bolle, ti spruzzava l'acqua da sedili. E cos'altro faceva? Tanta roba, erano dei bambini. Veramente. Sì. Comunque è stato magnifico. Se venite qua, andate al cinema 4D. Ok. Abbiamo appena fatto Oblivion. Poi dopo magari, o vi lascio la foto magari qui, o ve la faccio poi vedere, ed è venuta tipo... Vabbè, ha fatto un, fa un po' ridere. Adesso sto mangiando finalmente. Sono... non so che ore siano. Le 8 qui dicono, dalla giuria. E niente, quindi adesso mangiamo e ci stiamo spostando non so dove. Però, andiamo. Ciao. Ok ragazzi, eccoci qua, abbiamo fatto altre giostre notturne come vedete. Abbiamo fatto il Blue Tornado, che quello l'abbiamo fatto solo in notte. Poi adesso abbiamo fatto il Mammut, che siamo qua di fronte. E poi abbiamo fatto qualcos'altro. Abbiamo fatto anche l'Atlantide notturno ed è stato favoloso. Perciò adesso non so se continuiamo il vlog o meno, però sicuramente ci vediamo dopo. Ciao. 10:30 e tanto per cambiare mi mangio un panino. Ciao!
raga, che panorama. È stato fantastico. L'ultimo, verso l'ultimo non penso che vi diate qualcosa. Però boh, adesso forse andiamo ai cavallucci. Ok raga, allora qua dietro ci sono i cavallucci, non si vedono, forse qua, sì, boh. Comunque alla fine non ho fatto i cavallucci, ma bensì ho fatto l'Oblivion. Sono riuscito a stare in prima fila per la primissima volta di qualsiasi giostra. In prima fila di sera col buio, ragazzi, quando rimane così, e soprattutto in prima fila che sei proprio oh, cioè cazzo, è caduto e sotto c'era il buio più totale, sembra proprio di cadere nel buio e sono tipo morto. Poi ho cominciato a ridere come una capra, come sempre, e mi sono divertito un ciulo. Quindi adesso noi ci dirigiamo a casa, è tardissimo, sono le 11 forse, ovviamente facciamo chiusura, infatti ci sono tutte le persone che stanno andando via. E niente, noi torniamo a casa, perciò vi saluto già adesso perché poi voglio dormire. Vi mando una buona notte, un bacione grossissimo, e niente, vi amo tutti, ciao!